chiamava Ascoli Piceno, con voce commossa, realmente rotta dal pianto, e dicendomi: ma è il caso che noi questa sera parliamo? Gli ho risposto: sì, è il caso, perché è una riflessione. Una riflessione ci aiuta a elaborare i lutti. Volevi dire qualcosa alla fine? Sì, intanto volevo dire anch'io grazie a Deborah per questa bella occasione che ci ha donato. Si è trattato proprio di didascalia allo stato puro. Io ho visto l'attenzione della platea e la capacità di centrare ogni passaggio del ragionamento che ci serviva e che lei ha saputo declinare e articolare, davvero brava. Una parola su Deborah ancora e poi una parola sulla materia che, diciamo, ha guidato tutta la riflessione tra Colantonio, che stimolava e combatteva, e Serracchiani, diciamo, che pattinava e spiegava. Deborah ha saputo vincere quando era difficile vincere, perché questo non si dice mai, perché i curriculum in politica, diciamo, non esistono, invece noi li dovremmo reinsediare, i curriculum. Lei ha vinto in una stagione delle competizioni elettorali in cui era difficilissimo vincere, perché era l'inizio dell'ubriacatura nazionale. Poi c'è stato un calo alcolico, adesso si sta ristabilendo l'altezza dell'ubriacatura, e quindi ci rivogliono quelli che sanno vincere. Lei lo ha dimostrato in una terra di confine complicata, esigente, ambiziosa, al centro anche dell'Europa, ogni volta che l'Europa si ritrova. La riflessione di un minuto che voglio fare, perché non voglio esagerare con il mio contributo rispetto alla vostra pazienza, è la seguente. La partita, secondo me, ci deve servire anche per aiutare l'Italia e la pubblica opinione italiana a stabilire, rispetto alle grandi questioni, come sono le questioni delle riforme costituzionali, una specie di livello, di dimensione, di agenda nazionale al riparo della lotta politica sciocca e distruttiva. Perché la Germania è così grande o gli Stati Uniti sono e sono stati così grandi? Perché su alcune partite c'è l'agenda nazionale che protegge, organizza riparo sui temi della riforma costituzionale. Non ci può essere la volontà di fare più uno per le mie convenienze, per cui mi torna conveniente fare lividi all'immagine di Renzi, non mi importa che poi tutto il sistema abbia un di meno di capacità. E anche le riflessioni fatte all'aperto dovrebbero servire a oleare, a incidere, a nutrire, a fertilizzare questa capacità di ritrovare la dimensione di entrare nel merito, la capacità, l'attitudine di entrare nel merito. Che cos'è che incassa l'Italia facendo in modo noi che prevalgano i sì? Uno, lo ha spiegato bene Deborah con la sua capacità, diciamo, io che ho sempre avuto tanto bisogno di avvocati, mi sto facendo un'idea che alla prossima esigenza, al prossimo giro, ti metterò nel mio staff di avvocati, perché sei di una chiarezza davvero spaventosa, ortopedica quasi. Bene, intanto la chiarificazione delle competenze tra i diversi livelli che entrano in campo, il livello dello Stato centrale, del governo del paese, il livello delle regioni, su un tema che a me, a noi, a Deborah prima ancora di me, più di me, che ci interessa molto, la partita delle grandi infrastrutture. Io con lei ho una timida competizione sul come, per esempio, agganciarci all'Europa circa l'ulteriore dotazione infrastrutturale. Su questa partita noi siamo stati capaci di immaginare che le infrastrutture abbiano la cortezza della lunghezza delle regioni. C'è una infrastruttura, è posizionata su quella dimensione, su quella sagoma regionalista, e poi appresso se ne occupa un'altra ancora, tant'è che noi abbiamo, diciamo, la nudità dei porti che abbiamo, delle infrastrutture ferrate che abbiamo, in ragione del fatto che è mancato un protagonismo univoco che adesso si ripristina. Secondo, i tempi certi della legislazione. Da una parte si dà un calcio all'abuso della decretazione di urgenza, dall'altra parte si organizza soltanto il valore e la qualificazione dei tempi certi per la legislazione, ed è giusto che ci sia questa garanzia per il governo del paese, per la maggioranza nel governo del paese. Si stabilisce finalmente la modalità con la quale i cittadini, partecipando, possono esserci nel processo legislativo.
cioè si stabiliscono, diciamo, le garanzie per la certezza del processo partecipato legislativo. In Italia noi non avevamo una tradizione di referendum propositivi, si insedia questa tradizione. Un'ultima sottolineatura che a me interessa molto. Io ho una visione che tende a portare in capo all'esecutivo il pieno della responsabilità, ma ci vogliono poi gli equilibri, perché da sempre la storia del nostro costituzionalismo è una storia anche di equilibri. Lo stesso diritto nasce per porre limiti. Bene, per la prima volta nella tradizione costituzionale italiana si pone per esempio la riserva che un gruppo di parlamentari possa adire la Corte Costituzionale per una validazione costituzionale del prodotto legislativo. E questo non è quello che invece si invoca come manchevole da parte dei sostenitori del no, cioè che ci sarebbe una esagerazione di prerogative della parte che governa e della parte che ha la maggioranza. Il punto è che c'è un grande difetto nello stabilire condizioni di ingresso nel merito. Non si entra nel merito neanche più nei partiti, men che meno nei confronti tra i partiti, e anche le occasioni di animazione del dibattito pubblico. Noi avevamo un grande rettore a Teramo, Luciano Russi, che se ci fosse ancora ci aiuterebbe in questa battaglia. Diceva lui che il di dentro della politica è il discorso pubblico. Bene, il discorso pubblico che noi vediamo, tocchiamo con mano, è invalidato perché c'è troppo vizio. C'è troppo vizio, c'è l'obiettivo di far cadere quello lì, di creargli difficoltà a quello lì, e poi quello lì è una persona che si sta dando l'anima per una quantità e qualità di riforme che io ho letto sui libri, ma che mai è diventata agenda del paese. La riforma Madia è una rivoluzione. Debora, adesso dobbiamo soltanto fare in modo che il personale della pubblica amministrazione se ne accorga, lo rilevi, lo recepisca e non produca ventisettismo, ma altrimenti è una rivoluzione. Ecco, per questo io vi chiedo, non lasciamo solo Renzi e Deborah Serracchiani a fare questa battaglia, perché poi quando si vince, tu hai vinto, hai sempre vinto, anche in Abruzzo ci è capitato di vincere sempre, quando ci hanno fatto giocare, quando ci hanno sparato alla schiena, no. Bene, quando si vince perché la fatica non è di uno solo, tutti si prendono in carico la fatica. Grazie Deborah e grazie a voi. Grazie, ringrazio tutti. Ultima cosa, per domani c'è un importante incontro, domani ci abbiamo Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, e poi parleremo anche di mare, di depurazione, di tanti altri argomenti che interessano a tutti. Domani pomeriggio e la sera ci sarà il presidente della conferenza della regione, e poi ci sarà il concerto di Bobby Solo. Grazie a tutti.